Consiglio regionale oggi alle prese con le concessioni di spiagge e marine. Un disegno di legge prevede di prolungarne la durata e, in fase di nuovi bandi, di valorizzare chi per anni ha lavorato per la promozione turistica e la tutela ambientale del territorio. Francesca Vigori. Raddoppio della durata delle concessioni marittime, fluviali e lagunari e una prima definizione degli indennizi ai concessionari uscenti. La Regione comincia a normare, dopo un vuoto durato anni, una materia che tocca il mondo delle imprese turistiche, della cantieristica, dell'associazionismo. Una norma tardiva, ha sottolineato Sergo del Movimento 5 Stelle, che a causa del meccanismo della proroga ha influito sugli investimenti. Qui c'è stato un vuoto normativo durato da 6 anni, praticamente potremmo dire da 10, da quando c'è la direttiva Bolkestein, e i partiti in questi anni non hanno mai voluto risolvere quelle che erano le problematiche e le preoccupazioni degli operatori del settore, che per tutti questi anni non hanno fatto degli investimenti proprio per paura di vedersi magari non concessa di nuovo l'area su cui stavano.